Allora, quello che vi proponiamo in questa pubblicazione è un incontro particolarissimo, lo capirete, lo vedrete. Con chi? Con Francesca della Giovanpaola, che vedete già inquadrata e che adesso tolgo perché è tempo della presentazione ufficiale. Rientrerà dopo. Francesca ha iniziato il suo percorso di ritorno alla terra, capirete tra poco perché si dica questo. Nel 2013, sono 10 anni, ha acquistato un terreno su cui oggi cresce il bosco di Ogigia, di cui certamente avete sentito parlare. Fondato insieme a Filippo Bellantoni, anch'egli giornalista, videomaker, regista. Allora, Francesca, veniamo a lei, si definisce una permacultrice. Se non sapete cosa sia la permacultura, dovete obbligatoriamente ascoltarci. Coltiva cioè l'arte di creare spazi vivibili e territori funzionali per attività e stili di vita che siano ispirati alla natura. Cosa c'è di più bello per una pubblicazione che poi cercherò anche di trasbordare sull'altro magazine che voi seguite moltissimo e che è Habitat. Ha anche scritto un libro, La cura della terra, inutile dire che è un bestseller nella sua categoria, che non è solo quella del giardinaggio, ma è proprio quella della cura della terra, che ormai è una categoria. Bando alle ciance, via la sigla e poi con Francesca. Allora, ti ridiamo il benvenuto e adesso hai Buon... Salve libertà di parola. a tutti, ciao, salve, un piacere essere qua. Ciao Francesca, grazie per aver accettato il nostro invito. Allora, vediamo come tu introdurresti proprio in un minuto e mezzo, la tua persona, la tua professionalità e il tuo progetto, che poi andremo nel dettaglio a capire meglio. Ti do la parola. Allora, nella vita volevo fare la giornalista e quindi per tanto tempo ho fatto questo lavoro e mi sono anche trasferita in città. Io sono nata in un paese, in un piccolo paese, mi sono trasferita in città per un po' di tempo, però avevo sempre questa voglia di tornare a casa il più spesso possibile e infatti lo facevo. Il mio comune di nascita è il comune di Montepulciano e ad un certo punto, oltre che tornare a casa, insomma, con la scusa anche di trovare i miei genitori, ho pensato di procurarmi un pezzetto di terra, così da avere un luogo mio dove stare e anche un luogo da coltivare. Ero certa che questo mi avrebbe insegnato molte cose, e così è stato infatti, e quindi questo mio ritorno alla terra, appunto la coltivazione del bosco di Ogigia, che è il nome che ho dato appunto a questo pezzetto di terra, è diventato poi la mia narrazione. Ho pensato subito di raccontare quello che stavo facendo e in questo poi mi ha aiutato tantissimo Filippo Bellantoni, per cui abbiamo iniziato a raccontarlo attraverso i video, che è un sistema molto, molto efficace. E quindi ormai da un po' di tempo la mia attività di giornalista si è trasformata in un'attività di divulgazione e anche di incoraggiamento alle persone di prendersi cura della terra. Quindi cerco di dare consigli, anche consigli molto pratici e semplici per coltivare la terra, ma poi insomma abbracciando un po' tutto il discorso un po' più in generale della cura dell'ambiente e insomma dei comportamenti che possiamo cambiare a tutto nostro vantaggio. Insomma, non si chiedono sacrifici. Qui più ci occupiamo della terra, più le stiamo vicini, più cerchiamo di copiare modelli naturali e meglio stiamo anche noi, secondo me. Quindi questo è il mio percorso. E poi appunto si è trasformato in una presenza sui social, un sito internet e poi anche il libro, ve lo faccio vedere, La cura della terra. Eccolo qua, grazie di averlo presentato, che è insomma un altro modo per parlare dei temi che mi stanno a cuore. Ti sei presentata come meglio non si poteva, ma adesso entriamo nel dettaglio, Francesca, perché quel bosco di Ogigia che tu metti a fianco al tuo nome e cognome è diventato ormai non solo un brand, ma una qualifica. Era un sogno, è diventato un progetto di comunicazione, come bene hai detto, ma è anche diventato un luogo fisico. Questo voglio che tu dica anche, un campo dove sta crescendo una food forest.
o bosco commestibile. Tra l'altro ricordiamo tutti gli amici che sono all'ascolto che quando Francesca dice che è nata a Montepulciano si riferisce alla provincia di Siena, quindi quel luogo magico. Allora, che cos'è quindi diventato e che cos'è oggi il bosco di Ogigia? Allora, quando l'ho preso era un pezzetto di terra, diciamo, al margine del paese dove sono nata, quindi anche abbastanza vicino, molto vicino alle case, tra le case e la campagna, insomma, un luogo margine. Questo pezzetto di terra che è soltanto un quarto di ettaro, quindi diciamo molto poco, possiedo grandi terreni, ma ho scoperto che in una porzione anche così piccola si può fare tantissimo. Il mio modello di coltivazione è quello della food forest, come ricordavi, perché è un modo anche molto spontaneo, no? Si lascia molta autonomia alla natura, in teoria dovrebbe esserci anche un po' meno lavoro, in realtà poi siccome faccio tante sperimentazioni il lavoro ce n'è tanto, quindi passo molto tempo in quel campo anche a lavorare praticamente, però la food forest insomma è un modo per cercare di organizzare tante colture diverse, soprattutto alberi da frutto, piante spontanee, piante perenni, in modo che ci forniscano cibo e altre risorse per altre necessità, dalla legna a, non so, le piante tintore, se uno ha questo tipo di passione, eccetera, eccetera, insomma, dal cibo ad altre funzioni in poco spazio, perché noi in realtà siamo abituati a pensare alla coltivazione come qualcosa di mono, ok? Quindi facciamo sempre monocolture, più o meno estese, ma facciamo monocolture. Invece, se facciamo crescere le piante insieme e sfruttiamo la loro caratteristica, che è quella di collaborare, e otteniamo maggiori risultati. Quindi, in poco spazio possiamo mettere tantissime cose e ottenere tanti raccolti. La food forest, allora, promette insomma di darci risultati senza troppo lavoro, perché si lasciano le piante svilupparsi spontaneamente. Quando si fa l'orto c'è un po' più di lavoro, io faccio l'uno e l'altro in realtà, ho anche l'orto con vari approcci diversi anche per sperimentare quale può essere un metodo poi più semplice o per dare insomma un ventaglio di possibilità alle persone che poi possono scegliere quello che fa per loro. Il terreno, diciamolo, è grande quanto? Mi pare un quarto d'ettaro. Esatto, un quarto d'ettaro, quindi un campetto, insomma, una volta ci si sarebbe fatto un campetto. Però ecco, tu ci stai dicendo, e di questi tempi è una notazione importante, Francesca, che è possibile creare in un fazzoletto di terra, come dici tu, un piccolo ecosistema capace di provvedere senza sforzi ai bisogni alimentari di una famiglia, piccola o grande che sia. Credo che di questi tempi questa sia una notazione che merita una riflessione. Tu che dici? Sì, assolutamente. Cioè, credo che sia abbastanza sentito una certa insicurezza alimentare. Abbiamo avuto talmente tante crisi negli ultimi tempi che ci siamo spaventati parecchie volte. Poi, per fortuna, finora i nostri negozi sono sempre rimasti forniti. Ma è anche una questione di qualità. Se noi coltiviamo il nostro cibo, lo raccogliamo direttamente fresco, abbiamo anche un cibo di maggiore qualità. Quindi sono, diciamo, tante le ragioni per cui è conveniente avere un proprio luogo coltivato. Se non si ha troppo tempo da dedicare alla terra, si può appunto, per esempio, piantare gli alberi da frutto, che bene o male, soprattutto se si cercano delle varietà resistenti, antiche, se la cavano da soli, senza bisogno di troppe cure. Io non faccio trattamenti agli alberi, se non proprio qualcosa estremamente naturale, ma se mi va, insomma, non è necessario farlo sempre, per fortuna, insomma, una produzione si riesce sempre ad ottenerla. Gli alberi, poi, per esempio, si può imparare a riconoscere le erbe spontanee. Questo è un tema molto interessante, bisogna stare attenti, non ci si può improvvisare cercatori di erbe, come non ci si improvvisa cercatori di funghi, però magari se si cominciano a imparare le erbe che sono nel proprio territorio, ne basta per ne riconoscere qualcuna, delle quali si è sicuri, e quelle ci danno un bel raccolto aggiuntivo, belle insalate, belle zuppe, ci si possono fare un sacco di cose. Poi ci sono le piante perenni da valorizzare, no? Quelle piante che messe una volta ci aiutano, ci forniscono cibo per tante stagioni consecutive.
consecutive, per esempio i carciofi, i cardi che nella mia terra hanno una grande capacità rigenerativa, poi ci sono i topinambur per esempio, gli asparagi, insomma, per fare qualche esempio. Insomma, ci sono una serie di piante che se si fa uno sforzo iniziale di metterle, poi loro si rigenerano anche da sole. E poi, per esempio, si può sempre appunto poi fare l'orto, quindi con anche delle piante più stagionali, come appunto quelle più delicate che non che soffrono il freddo e quindi non riescono da noi a crescere da sole, come per esempio i pomodori, no? Che sono una cosa di cui andiamo un po' tutti pazzi. E quindi si coltivo, un po' coltivo e un po' lascio fare alla natura. E veramente c'è sempre un raccolto, cioè soprattutto se si impara a mangiare in modo diverso, si ha un po' più di pazienza, bisogna raccogliere, bisogna pulire, invece quando si vanno a comprare le cose le troviamo addirittura già lavate. Ci vuole un pochino più di pazienza nella preparazione del cibo, e un po' di conoscenza per la raccolta, ma poi si ottiene veramente tantissimo e si può continuare ad aggiungere, è incredibile perché gli spazi sono tanti. Come dicevo prima, siamo abituati a vedere le monocolture, in realtà noi se abbiamo degli alberi, abbiamo un frutteto, nulla toglie che sotto ci facciamo crescere anche i carciofi, abbiamo una zona un po' più ombreggiata, ci mettiamo le fragole e quindi poi raccogliamo quelle. Abbiamo bisogno di qualcosa, vogliamo la vite per esempio, la possiamo anche fare arrampicare su un albero per avere qualche grappolo, quindi anche in uno spazio molto piccolo, molto più piccolo del mio, si possono mettere tante piante diverse che ci danno nel corso dell'anno raccolti diversi. Quindi insomma un po' sicurezza alimentare, un po' passione, un po' salute, perché tutte le piante che crescono spontaneamente in un suolo fertile, veniamo al tema del suolo che poi è quello che affronto nel libro, in un suolo più ricco, più fertile, come dovrebbe essere, sono molto più nutrienti, quindi ci completano meglio, ci rendono più forti anche a noi. Allora, è il momento che adesso noi si parli del tuo libro, però prima abbiamo un debito con chi ci ascolta. Abbiamo detto che avremmo detto qualcosa di più sulla permacultura. Che cos'è dunque la permacultura? E tu chi sei come permacultrice? L'abbiamo intuito, però insomma specificaci un po', dacci una specificazione un poco più concreta. Ok, allora prima ti do un po' una definizione generale, faccio anche un po' di storia. La permacultura ormai ha 50 anni, quindi è una cosa che è nata in Australia ma conosciutissima in tutto il mondo ed è un metodo di progettazione di insediamenti umani sostenibili, per dirla insomma con una definizione semplice. In realtà è anche molto buon senso, cioè organizzare le cose, perché è progettazione, è pensare prima di fare e stare e osservare molto prima di agire. Quindi che ci permette di fare azioni che lavorino con la natura e non contro la natura, quindi non partire con un'idea preconcetta, adesso devo coltivare questo pezzo di terra e quindi lavoro tutto indipendentemente dalle condizioni di partenza. No, si deve analizzare la situazione, si devono creare le connessioni, quest'altra cosa importantissima, come la natura crea le connessioni, noi dobbiamo immaginare il più possibile di fare in modo che un po', per esempio, se stiamo parlando dell'orto, le piante si aiutino da sole, ma poi la permacultura abbraccia anche altri settori, quindi per esempio l'abitazione, la nostra abitazione la possiamo progettare con molta più attenzione alle connessioni, quindi facendo in modo che una risorsa non vada sprecata ma possa essere utilizzata. Per esempio chi può farlo, perché naturalmente non è per tutte le abitazioni, l'acqua, no? Noi produciamo un sacco di acqua, consumiamo un sacco di acqua che poi mandiamo insomma per le fogne senza riutilizzarle, senza darle un valore. In realtà molta dell'acqua, quella del lavello, è praticamente pulita e noi possiamo poi raccoglierla e farla appunto decantare, purificare magari con uno stagno e ottenere poi appunto magari dell'acqua per l'irrigazione o per avere una zona umida che serve a portare biodiversità. Ci sono tantissime interazioni che si possono fare, quindi la permacultura è anche questa ricerca delle connessioni. Metodo di progettazione, una serie di principi, di etiche molto importanti, sono
sono le etiche. Allora, adesso ti dico anche le etiche, poi basta, se no avremo troppo. Allora, ha tre etiche, quindi è importante, quando si fa questa idea di progettazione, si parte sempre con l'idea che si debbano rispettare tre cose fondamentali. Una è prendersi cura della terra, e quindi torniamo al titolo del mio libro. L'altra è prendersi cura delle persone, e la terza invece è la condivisione delle risorse. Questa idea, insomma, che non ci dobbiamo accaparrare tutto quanto, ma che dobbiamo condividere con gli altri, con la natura, diciamo, effettuare un'equa distribuzione di tutte quelle che sono le risorse di cui questo pianeta dispone, ma di cui tutti poi abbiamo bisogno. Allora, veniamo alla cura della terra a questo punto, riguadagniamo alla visione, sì, ancora sì, la copertina del bestseller. La faccio vedere perché è bellissima la copertina, l'ha disegnata Giada Ungredda, è uno spaccato del suolo, tra l'altro fa parte di un disegno un po' più grande, ma insomma, diciamo che il contadino che lavora la terra sta qua sopra, è una piccola parte, sì, sì. Perché qua sotto invece c'è una grande attività, ci sono un sacco di esseri viventi che vivono nel suolo, che ci dimentichiamo che stanno lì a lavorare anche per noi. Senti, non l'ho detto, ma mi pare di ricordare edizione Mondadori? Sì, sì, ecco. Sì. Mondadori. Allora, espliciti per bene i motivi per coltivare, che sono tantissimi, ce lo stai dicendo, ma vedo che tu citi l'orto, può essere passatempo, scoperta, gioco, sfogo, l'aria aperta. Quindi, di che cosa ci parli in questa La cura della terra? Sinteticamente, perché voglio tenermi un paio di domande per avviarci alla conclusione. Ok, cerco di andare veloce. Allora, un po' racconto la mia esperienza, insomma, quello con poco che ho iniziato a raccontarti oggi, come sono tornata alla terra, le difficoltà che ho incontrato, le soddisfazioni che ho avuto, cosa ho scoperto, un po' delle cose che ho imparato. E cerco di far innamorare le persone del suolo, appunto, perché la terra è quella cosa che ci sporca le scarpe se finiamo fuori dal marciapiede, insomma, e invece è qualcosa di veramente fondamentale per la vita di tutti noi. Da lì, insomma, si basa la nostra vita sulla terra. Sappiamo, la vita è nata prima in acqua, se non si fosse poi creato il suolo, mano a mano non ci riusciremmo a stare, perché la terra sostiene poi la vita delle piante, le piante sostengono la vita degli uomini. Nella terra c'è la massima concentrazione della biodiversità, quindi dobbiamo immaginare che in questi 30 centimetri sono, diciamo, la parte più intensamente abitata, poi c'è chi abita anche molto più in basso. In questi primi centimetri di suolo vive la stragrande maggioranza della biodiversità. Tantissimi sono microorganismi, c'è di tutto, ci sono i funghi che hanno un ruolo fondamentale, e poi ci sono tanti animaletti, ci sono i lombrichi che conosciamo, e insomma, tutti questi vivono, prosperano là dentro e compiono una serie di processi vitali che sono fondamentali. Vivremmo in un mucchio di spazzatura se non ci fossero loro, che invece decompongono tutto e lo ritrasformano in molecole base, elementi base per la vita, ok? Quindi da lì tutto si trasforma e lì tutto torna vita. Quindi è fondamentale, e noi lo stiamo un po' sperperando questo patrimonio, anzi lo stiamo sperperando parecchio, un po' perché stiamo edificando troppo, ci siamo presi troppi spazi, insomma basta, abbiamo costruito credo abbastanza strade, anche abbastanza abitazioni, adesso possiamo recuperare quello che stiamo abbandonando e quindi non andare ad intaccare nuovo suolo fertile, e poi perché lo trattiamo male con le coltivazioni agricole. La nostra agricoltura ha impoverito il suolo tantissimo. Abbiamo tecniche che purtroppo non permettono al suolo di rigenerarsi, di svolgere quei processi naturali che sono suoi propri, e questo ci sta portando gravi conseguenze, proprio una serie di conseguenze a cascata molto gravi, quindi lo dobbiamo conoscere e rispettare. Sono sotto gli occhi di tutti, comprese anche le alluvioni recentissime, sì, tutto esatto, dipende tutto. Da là. Senti, Francesca, mi sono tenuto per congedo un paio di quesiti, di domande che diventano retoriche nel momento in cui ti chiedo di dar risposta alle tue stesse domande, ma vorrei chiudere così. Tu ci poni delle domande, però col tuo vivere, col tuo progettare, col tuo comunicare stai dando risposte concretissime anche a livello della fatidica mitizzata sostenibilità. E allora ti chiedo: la natura quindi, ce lo dimostri, può nutrirci anche senza doverla sfregiare a colpi di pesticidi e di fertilizzanti chimici? Si può credere, questa è la domanda di fondo, in una relazione con la natura che sia anche più
giusta nei confronti di tutti? E queste sono le domande ultime a cui ti chiedo di dare risposta. Sì, io ne sono assolutamente convinta. Diciamo, si tende a dire, no, se cambiamo modello poi non riusciamo più a sfamare il mondo, ci perdiamo i raccolti. Io credo che invece sia stato ormai abbastanza dimostrato da quello che sta succedendo, dalle analisi che si fanno della condizione attuale, che se continuiamo su questa strada, quindi sfregiando il suolo e la natura, non avremo più raccolti, arriveremo ad un punto in cui non ce la faremo più, ci saremo avvelenati oltre ogni limite di sopportazione e non avremo più possibilità. Quindi secondo me la strada ce la dà proprio il suolo, ce la dà proprio il comprendere come funzionano i processi e tornare a far sì che funzionino. All'inizio, diciamo, della storia moderna dell'agricoltura, quando si iniziarono ad utilizzare i primi fertilizzanti chimici, qualcuno cominciò a notare subito che creavano più danni che benefici, perché anche se c'era uno sviluppo sull'immediato maggiore dei vegetali, c'era un aumento delle malattie enorme che portava poi come conseguenza anche il dover utilizzare pesticidi, il suolo di anno in anno perdeva la sua capacità di produrre cibo e quindi fu subito evidente. Ci furono degli studiosi che denunciarono la cosa e dissero no, non va bene, insomma la chimica la terra toglie e non dà, ma gli interessi hanno portato invece a proseguire per questa strada e quindi di anno in anno, di raccolto in raccolto, stiamo sempre più danneggiando la situazione. Ancora andiamo avanti perché ci sono suoli che non abbiamo ancora il tutto devastato, quindi abbandoniamo quelli distrutti e ne andiamo a prendere altri. Non è infinita questo processo, quindi possiamo solo tornare indietro. Per fortuna ci sono i modi per rigenerare la terra, ci vorrà un po' di pazienza perché la natura ha i suoi tempi e noi di danni ne abbiamo fatti parecchi, però la strada è assolutamente questa. Ci serve un buon suolo, ci servono tanti alberi, tanti alberi, ne abbiamo tagliati troppi, ma non è che ci portano via spazio, ci danno vita gli alberi, insomma. Quindi si può assolutamente fare. Il mio messaggio è proprio che la strada è quella della natura, non è quella della tecnologia, per quanto ci può aiutare per tante cose, insomma non è che si va mai indietro, si va sempre avanti, ma i processi naturali stanno alla base di tutto. Allora Angelica, staremmo altre ore ad ascoltarti perché sei bravissima e lo sai bene. Con noi dunque oggi è stata grazie. Francesca della Giovanpaola e diciamo il Bosco di Ogigia che tutti conoscono. Dietro alle spalle ho sentito tamburellare, forse sta preparando qualche cosa di particolare, il buon Filippo Bellantoni che fa squadra con te. Fai vedere l'ultima volta il tuo libro, sì, grazie, La cura della piacere. Terra. Che è stato il bel pretesto per incontrarti e soprattutto conoscerti personalmente. Ti ringrazio molto, ti auguro buon lavoro. Non ti minaccio, ma ti prometto che se ho bisogno verrò ancora a disturbarti. Con piacere, è stata una bellissima chiacchierata, mi fa tanto piacere se ci risentiamo. Ciao. Ti ringrazio, buon lavoro, a presto. Buona giornata.